Amici, amiche, semplice conoscente, passante, gente che ascolta di straforo dalle cuffie di un altro, benvenuti alla quarta puntata dell'Off-Season 2024, di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non... Dai, un po' di Rockets. In questa puntata, insieme a me, Giovanni Gancia, a farmi compagnia, ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Mattia Righetti e Alessandro Taraschi. Già, ci siamo martedì sera, siamo qua presenti. Sinner ha vinto il primo set 6-4, adesso è 3-0 del secondo set, giusto per farvi vedere che siamo in diretta, ci teniamo a rimarcare il nostro essere qua presenti. Buonasera a chi mi fa compagnia, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta o che poi dopo ci ascolteranno via podcast, quindi nel vostro caso buongiorno, magari buon pomeriggio o magari buonasera di un altro giorno, insomma. Ma siamo qui in compagnia per questa puntata, come sempre, on the road, e quindi non posso che iniziare salutando chi è con me e ha il compito di tenermi sveglio. E quindi ciao Mauro, Giorgio, sveglia, Mattia, sveglia, sveglia. No, anche perché io avevamo un accordo. Prendo seriamente i compiti che mi affidi. Cioè. No, ma io ti ringrazio, anche perché avevamo un accordo. A me questa cosa qua io avevo, me la faccio andare giù, non è un problema. Ma che off season non si faceva riunione di redazione. Avete deciso di fare riunione di redazione anche off season. Io sto con la maggioranza vince, io mi adeguo, però ragazzi, si è deciso diversamente. Però ci vorrei evidenziare che stamattina non sono venuto comunque. Vorrei rimarcare la mia assenza con la giustifica, bene così. Vabbè, con la giustifica, ma non sono venuto. Mia moglie non me l'ha firmato, ha detto: hai preso un impegno, lo devi mantenere, vai. Facciamoci delle domande, ragazzi, è così. Va bene, dai, allora iniziamo questa puntata e possiamo cominciare, possiamo anche cominciare con l'argomento fresco, caldo, perché oggi si è concluso l'annual meeting, lo spring meeting per la precisione, dei proprietari NFL, ed è il meeting che come hanno fatto la fotografia i proprietari, non lo so, gli head coach sì, e infatti l'abbiamo pubblicato l'altro giorno la foto, i proprietari non lo so. E, quindi secondo me non la fanno più perché si deprimono, per dire, ma però no, ma perché una volta vecchi, c'era una vecchi. Volta c'era, esatto. E quindi questo è il meeting, e poi non vogliono dare la soddisfazione a Tepper di comparire in una foto dei proprietari. Mamma mia, che brutta cosa. Oppure la fanno e non gli dicono quando, gli dicono un orario diverso. Oppure la fanno e non. Mamma, che cattiveria, ragazzi. Ah, bene. Allora ci troviamo nel giardino di là a far la foto. Sì, esatto. Alle tre che c'è il sole bello, mi raccomando. Esatto. Lo mandano al buffet e poi loro vanno a far la foto. E loro vanno nell'atrio a mezzogiorno con un cartonato al posto suo. Esatto, bellissimo che il cartonato. Quindi nuove regole e non solo, diciamo, regolamenti, nuove regole di gioco, ma anche nuovi cambiamenti allo statuto e nuove risoluzioni più varie eventuali. Cioè, dai, le vediamo un po' tutte questa sera, che tanto abbiamo ancora 2 ore e 55 di puntata e ce la possiamo fare. Allora, facciamo così, se gli amichetti sono d'accordo, io le leggo una a una e se qualcuno ha qualcosa da dire lo dice, che così almeno le vediamo tutte. Esatto, taccia, se ne stia zitto. Ecco, dai, perfetto. Dai, iniziamo con la prima. Allora, prima regola approvata per l'anno prossimo, gli head coach avranno la possibilità di avere un terzo challenge se almeno uno dei due chiamati in precedenza è stato vinto. Cosa cambia? Fino all'anno scorso i coach dovevano vincere tutti e due i challenge a disposizione per averne un terzo. Dall'anno prossimo invece, dalla prossima stagione più dall'anno prossimo, basterà vincerne uno dei due per avere il terzo. Qualche numero:
nella scorsa stagione il terzo challenge è stato utilizzato 8 volte in 10.000 partite che giocano, e tutte le 8 volte hanno perso. Io so che questa regola l'hanno fatta per Mike McDaniel, che nel suo primo anno da head coach non ha imbroccato manco mezzo challenge, quindi gli ha detto te. Che almeno se basta, fai, ne hai uno, ne puoi sbagliare giusto, anche uno. Giusto, giusto, giusto. Quindi diciamo, ovviamente sempre se hanno un timeout, quello è sempre la base del discorso, devi avere un timeout disponibile per chiamare il challenge. Se ti sei fumato i timeout, il challenge non lo puoi chiamare, ma anche gli altri, non solo il terzo. Quindi vabbè, questa è la prima, vabbè, beati loro. È un modo per fare della pubblicità in più, dai, perché così se per caso ci metti dentro uno spot e male non fa. Si erano accorti che duravano troppo poco. Io invece farei spiegare ad Ale, che l'ho visto sul pezzo, la regola invece sui falli con cambio di possesso. No. Perché prima l'ho visto. Allora. Assolutamente. Ale si era offerto volontario, raccontiamo il retroscena stamattina, ed è andato alla lavagna alla lavagna. Stamattina ha detto: non so se la proveranno perché erano le 5:30, ma nel caso in cui questa la faccio io, ve la spiego io, tranquilli. Un disastro, ragazzi. Allora, allora è così come ho detto. No, non hai capito la fava. Bene, avanti il prossimo. Allora, vediamo un attimo questa regola. Allora, vediamo un po'. Prima la leggo. No, magari oggi sarebbe stato veramente utile andare in diretta video. Oggi sarebbe stato molto utile, ma ci ho pensato tardi. Allora, considerare i falli più gravi, quindi la violenza non necessaria e la condotta antisportiva commessi dall'attacco prima di un cambio di possesso, come avvenuti dopo il cambio di possesso. Nel caso ci sono falli tutte e due le squadre. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio perché è la cosa più semplice. Lancia un intercetto, dai, faccio la cosa più simpatica. Prima dell'intercetto, un giocatore della squadra A commette un fallo grave, quindi una violenza non necessaria, una condotta antisportiva. B acchiappa il pallone e durante il ritorno commette un holding. Cosa avveniva in passato? Che la squadra B doveva declinare il fallo di A, tenersi il suo fallo per avere il possesso, quindi non sarebbe più ripartita dalla fine dell'azione, ma dal punto del fallo arretrato in base alle yard di penalità. Ci siamo? Quindi B aveva sì il possesso, ma ci perdeva. Con questa nuova regola, nel caso che avvenga un fallo grave di A prima del cambio di possesso, questo si annulla col fallo di B, quindi B continuerà ad avere il pallone dove finisce l'azione e non dovrà essere penalizzata. Sono stato bravo, ma mi sa di sì, mi sono autocapito. Dicevo, sì, anch'io adesso l'ho capita e compresa, direi che ci sta. Questo era perché è stato ritenuto penalizzante per B il fatto che A non pagasse per la sua cattiveria. Perché praticamente aveva un fallo gratis da questo punto di vista. Cioè, adesso vi dico cosa avevo capito io, così per fare. No, sto scherzando perché non vorrei fare danno a quello che ha spiegato perfettamente giù. Ok, dai, e anche questa, diciamo, siamo tendenzialmente d'accordo. Cioè non... Ci sta. Voglio dire, ci sta. Poi. Diventano rivedibili solo dal boot le azioni nei quali il quarterback o suo equivalente, perché noi crediamo sempre che sia il quarterback l'unico che lancia il pallone lo può lanciare chiunque seguendo le regole. Allora, le azioni nelle quali il quarterback lancia un pallone nei pressi della linea laterale o in concomitanza di un placcaggio. In poche parole, fino adesso valeva quello che decideva la crew in campo, quindi se la crew decideva che il passaggio era avvenuto prima dell'uscita dal campo o prima che il giocatore toccasse terra in un placcaggio, era passaggio valido, passaggio incompleto, quello che volete, o il contrario. Da questo punto di vista, adesso invece in questi casi il boot, cioè gli arbitri
nel boot allo stadio, posso rivedere l'azione e dire alla crew: guarda, bravo, l'hai vista giusta, oppure: cretino, non ci vedi, e quindi cambiare la decisione presa in campo. Non è possibile chiamare un challenge da parte del head coach, quindi questa se la vede soltanto il boot. E a me, voglio dire, questo è un uso della tecnologia che a me piace. Sì, è una regola sacrosanta questa, perché alla fine ci sono dei criteri oggettivi che ti permettono, esatto, di stabilire. Già ha messo le mani avanti, come... Righetti. Già si sta preparando per dopo. Già si sta preparando per dopo. Non è come il pass interference di qualche anno fa, quando l'hanno reso rivedibile, che era comunque sempre, tra virgolette, soggettiva come chiamata. Qua ci sono dei criteri, e se per un decimo di secondo il ginocchio tocca a terra o meno, ci sta che sfugga all'occhio umano a prima vista. In questo caso, servizio e tecnologia è utile, perché sai benissimo cosa andare a guardare e le conseguenze di quello che guardi, e stabilisci oggettivamente quello che è successo. Perché, insomma, tante volte, secondo me, è una delle cose più sottovalutate, questi intentional grounding, perché alla fine è una delle penalità più devastanti in assoluto, perché perdi un down e perdi anche le yard del sack, perciò da un secondo e 10 puoi trovarti un secondo 24, e in un secondo 24 il drive è completamente diverso. Perciò qua, veramente, questa regola, un applauso, perché era ora. Avevano i mezzi, dovevano solo trovare la voglia. Domanda, visto che qui faccio anch'io quello che non ci aveva capito niente, ma se, come ho visto l'anno scorso, due intentional grounding dove il quarterback lancia, gli danno il colpo sul gomito mentre lancia e gli danno intentional grounding, è rivedibile? No. Ecco, questo è un peccato. Qual è è soggettiva quella cosa, in base a come l'arbitro interpreta il movimento del QB. Sai benissimo che è così la cosa. Ma speravo che, cioè, qua si parla proprio pacchetto, esplicitamente di linea laterale o concomitanza di un placcaggio, cioè volutamente, secondo me non è citato altro, è proprio per lasciare, come diceva prima Mattia, la soggettività. Cioè, un replay ti fa vedere se questo, quando ha lanciato il pallone, va un piede fuori dal campo, lo vedi senza problemi, sì, che l'occhio umano può anche non vederlo, perché, insomma, parliamo di frazioni. Continuiamo sempre col discorso della tecnologia che aiuta lo sport. Sarà possibile rivedere al replay un eventuale snap eseguito dopo lo scadere del tempo di gioco. Allora, ragazzi, non so che fa ridere, ma anche lì, noi che siamo a casa vediamo un cronometro bello sul nostro 152 pollici. Gli arbitri allo stadio non guardano il cronometro, cioè hanno l'arbitro con il tempo, però uno snap che avviene al momento zero, uso questo termine, per l'arbitro in campo può essere venuto al momento zero più un decimo di secondo, quando magari è avvenuto al momento zero dopo un decimo di secondo. In questo caso, nel caso che lo snap sia stato eseguito dopo scadere il tempo di gioco, dal boot possono dire: guarda che l'ultima azione non è valida, perché l'azione poi si gioca, non è che lo fermano, ma a fine azione il boot può dire: guarda che l'azione non è valida perché lo snap è avvenuto dopo che il tempo era scaduto. Anche in questo caso niente challenge da parte del coach, è un procedimento automatico. E anche come prima, dico, secondo me questo è un ottimo uso della tecnologia, ecco. Beh, tra l'altro, tantissime volte è capitato, secondo me, perlomeno a me è capitato guardando la televisione, di dire: ma cavolo, era zero da una vita, dico da una vita, ma chiaramente non è una vita, come ha detto Joe, può essere qualche decimo in più o in meno. Questo per me è sacrosanto, nel senso, finalmente viene tolto questo dubbio di dire: cavolo, ma è andato a zero perché non hanno lanciato la bandierina per far capire, quando dal campo effettivamente può essere molto complicato. Poi è chiaro che se fanno giocare l'azione è tipo VAR e dopo annullano tutto, perché no, ma l'azione sei obbligato a farla giocare. Certo, cioè. No, ma assolutamente, ma è corretto anche che venga fatta giocare. Viene fatta giocare e via. Ma perfetto. In questo caso vale il discorso, penso di sì, ma che si era già detto, che non vengono però introdotti i decimi, perché non tutti gli stadi hanno la tecnologia. Quella proposta è stata addirittura neanche bocciata, è stata ritirata, ho letto.
Ok. Perché quindi, secondo me hanno spiegato ai proponenti, che erano gli Eagles, mi pare, che non è una scelta politica non farlo, ma è una scelta tecnica, perché non tutti gli stadi NFL, uno, hanno la possibilità di spendere il decimo, ma secondo, aumenti l'oggettività, perché quando fermi il cronometro lo ferma una persona. E quindi, quello sì. Voglio dire, se tu vedi i decimi, io lo fermo subito, uno ci mette un po' più di riflesso e diventa ridicola. Però alla fine è stata ritirata addirittura, neanche bocciata. Sì, quella della parte tecnologica mi sembra ridicola, perché insomma, diciamo che i campi da basket di tutto il mondo ce l'hanno. Eppure invece ho letto l'elenco, adesso non ce l'ho più sotto mano Giorgio, ho letto l'elenco degli stadi, sono almeno 6 o 7 che non possono farti quel tipo di display sul tabellone. No, l'avevo letto. Fa ridere, così, però è così. Probabilmente l'hanno introdotto, sono passati dalla meridiana alla clessidra e ora all'orologio a cucù, e quindi insomma ci va un po' di tempo. Quello della soggettività umana mi fa un po' ridere, proprio perché il paragone col basket è assolutamente identico e c'è, non ci sono cosa, problemi. Anche nel basket c'è una persona che schiaccia. Io avrei solo magari contestualizzato, nel senso magari non stiamo a fare i sofisti, facciamolo solo... appunto allo scadere era solo la fine del secondo e del quarto quarto, no solo la fine del secondo e del quarto quindi quarto c'era anche, vabbè, allora cioè, era solo quello, vabbè, dai, mi ha finito di parlare di nuove regole, a posto così, la puntata è finita, andiamo. Ma sì, quelle principali cioè, abbiamo dette tutte, non credo ci io saranno, sto aspettando il momento rant. No, ma sono contento, cioè, per una volta sono contento, non ho assolutamente nulla di cui lamentarmi, perché stiamo creando aspettativa per qualcosa che mi rende molto, che mi ha reso molto felice, perché e allora condividi la tua felicità. No, prima lo faccio arrabbiare io, allora prima. Ah, ok, dai. Io allora, ho il modo rendilo per più farlo felice. Arrabbiare. Più felicità. Possiamo leggere la regola, poi lo faccio arrabbiare un attimo. Allora, abbiamo le ultime due modifiche, sono la prima, come è scusate, vado a prendere com'è nel comunicato ufficiale NFL. Scusate, la vado a prendere che è bellissimo. Il comunicato ufficiale NFL dice: è stata eliminata una potenzialmente pericolosa tecnica di tackle. Punto. Questo è il comunicato. Invece, ma questa è l'altra. Noi che siamo bravi, voglio dire, noi che siamo bravi, diciamo che dall'anno prossimo, la prossima stagione, il cosiddetto hip drop tackle sarà considerato un fallo da 15 yard. Cos'è l'hip drop tackle? E guardate che ve lo spiego bene, perché questa cosa qua della traduzione dall'inglese all'italiano mi ha portato via tempo per renderlo intelligibile. Quando un difensore abbraccia il portatore di palla e, utilizzando il suo peso corporeo, blocca le gambe del corridore facendolo cadere. Il suo peso corporeo di chi? Del difensore. No, lui lo placca, usi il peso dell'attaccante per tirarlo giù. Hai capito? Ruotandolo. È il bello che nei ragionamenti che ho detto, che le tre queste tre diciamo azioni devono essere tutte contemporaneamente presenti per essere stato falloso. Quindi il grab l'opponente e get control, cioè afferrarlo e tenerlo, diciamo. Lo swivel limb, che è quello di farlo ruotare, e poi l'unweighting, cioè quello di farlo cadere usando il suo peso, no? La sua forza per farlo cadere giù. Questo è il cosiddetto hip drop tackle. Dall'anno prossimo sarà vietato. Vediamo cos'altro mi sono scritto. E poi c'è l'articolo sul sito. Questo divieto nasce dal fatto che è un fallo che durante la stagione ha generato tante discussioni, perché si sono fatti male un po' di giocatori. L'NFL, o anzi il Competition Committee, che è il comitato che si occupa di fare, tra quelli che possono fare le proposte per nuove regole insieme alle squadre, hanno detto che hanno rivisto qualcosa come 20.000 diverse tackle fatti in stagione, e quelli
della tipologia del lip drop tackle risultano pericolosi o risultano che hanno causato infortuni in quasi nel 20% dei casi. Per loro questo è un numero altissimo, quindi detto, questa tecnica porta troppi infortuni rispetto all'uso che se ne fa e quindi la vediamo. Questo è la razionalità. Questa proposta è passata all'unanimità, ci tengo a dirlo, questa è l'unanimità, mentre quella unanimi, mentre quella del challenge che è passata di poco, quella del terzo challenge, quindi questa è passata all'unanimità e vi ho elencato la razionalità, adesso ne parliamo, però non possiamo far finta di nulla, l'ho messo anche nell'articolo, va comunque segnalato il parere negativo della NFLPA, l'associazione dei giocatori, parere negativo basato sulla difficile interpretazione univoca dell'azione. Questa opinione è condivisa da molti cosiddetti operatori del settore, cioè la critica non è sul fatto che questo fallo può essere pericoloso, può causare infortuni, ha causato infortuni, ma è il fatto che l'interpretazione di questo movimento, anche se sarà studiata, saranno mandati video, gira su X o Twitter che dici voglia, il video che la NFL ha mostrato, che il Competition Committee ha mostrato agli owner per dimostrare quali sono questo tipo di fallo, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso il fatto, e adesso vi do anche il mio parere, che mi tocca essere d'accordo con l'NFLPA perché ritengo sì questo placcaggio pericoloso, lo riconosco, non mi nascondo dietro un dito, ma il grosso problema sarà come verrà amministrato sul campo. Chiudo dicendo, quando è stato introdotto lo scholar tackle c'è stato un periodo di aggiustamento in cui vengono fischiati scholar tackle a tutti, no? Poi pian pianino, giustamente, anche gli arbitri bisogna prendere le misure, adesso quando lo vediamo chiamato siamo noi stessi ad accorgerci che è un scholar tackle. Bene, dal punto di vista tecnico, riconoscere un scholar tackle è 100 volte più semplice che riconoscere un hip drop tackle, quindi auguri a chi dovrà amministrare questa penalità. Cioè, capisco la ratio perché non sono stupido, ma allo stesso modo dico che creerà tanti problemi e qua si apre il dibattito. Io solo ascoltando la descrizione della ratio mi sono girato un ginocchio, Gio, non so, ecco. Guarda che non ce l'hai l'infortunio qua, ma sentendo cosa hai spiegato, quando ti prende da dietro, ti usa il corpo, ti gira, per tirarti, sì. Cioè, mi sono rotto, quindi lascio la parola a Gio che analizza più tecnicamente. No, io ora faccio solo la provocazione, poi dopo l'intervento serio lo faccio dopo. Vorrei far notare che nel video che hanno trasmesso ai proprietari, su 5 azioni che hanno mostrato, 2 erano contro i Bengals. Quando a un certo punto hanno sollevato invece un caso che ha destato molto scalpore di Logan Wilson, che è intervenuto contro Mark Andrews di una squadra, ora bene non me la ricordo, ma insomma da quelle parti di là, e che purtroppo ha provocato un infortunio molto grave a Andrews e forse compromesso parte della stagione ai Ravens, è stato sottolineato che quell'intervento lì era legale. E qui passo la palla a Mattia, vai. No, io veramente sto per l'ultima regola, però effettivamente subito di per lì l'ho preso come un meme, tipo impara Logan Wilson è criminale, perché quella partita là sinceramente non so cosa avesse, ha provato a rompere praticamente Beckham, Jackson e Andrews, perciò non forse era un bounty hunter, cazzava taglie, non lo so, però effettivamente la definizione a tre fasi tipo montare un mobile dell'IKEA è difficile, perché qua sì, possiamo dividere in tre fasi un tackle, che di fatto è un'azione che si concretizza in quanto tre decimi di secondo. Cioè, non è che un giocatore decide deliberatamente, ok, adesso lo sguirlo, adesso il peso corporeo. No, è difficile e non è come uno scholar tackle che effettivamente subito magari c'hanno dei problemi a capirlo, però quello è piuttosto chiaro. Immagino che come tutte le regole dell'NFL, magari per il primo mese e mezzo sarà tragico, poi magari anche tutta la prima stagione, però ci si adatta abbastanza in fretta, perché
ci sono state tante volte negli anni in cui davanti a una regola nuova abbiamo detto minchia, adesso il gioco è finito, come faranno? E di fatto il gioco è andato avanti, e negli ultimi 2 anni le difese hanno più spesso che non spaccato il culo gli attacchi. Però effettivamente, leggendo le reazioni, io mi metto dal punto di mi medesimo nel difensore, dico ok, come li tiro giù questi? Se sono un cornerback non posso toccarli, se sono un linebacker ho tipo più modi per non placcarli che modi legali per placcarli, se sono un pass rusher ho tipo un cronometro che si attiva automaticamente appena mi avvicino al quarterback, e se gli fiato troppo vicino al collo probabilmente mi fischia una penalità. È difficile, è veramente difficile, però effettivamente negli ultimi anni sono stati è stato demonizzato questo tipo di tackle, più che altro il nome, perché come abbiamo visto capire cosa sia concretamente è difficile, perché è sempre stato collegato a infortuni piuttosto gravi, perché Pollard con i Niners nei playoff, Logan Mark Andrews, e poi ci sono stati anche Terry Kill, mi sembra, quando i Titans gli hanno girato la caviglia gli hanno fatto un hip drop tackle. Perciò sì, è diciamo una regola. Qualsiasi roba aumenti la sicurezza mi trova ovviamente favorevole, però penso sia una regola dettata anche dalle emotività, perché comunque ricordo quel giovedì notte, il venerdì mattina, pomeriggio e sera, che di fatto l'NFL era demonizzare Logan Wilson per quello che comunque, meme a parte, è stato un tackle di gioco come un altro. E sì, hanno fatto il loro meglio, però è veramente difficile definire, a volte è veramente difficile dare una definizione per un qualcosa che è così veloce, è così istintivo, che come fai a definirlo? Perché, ripeto, quando ho detto swirl, sono morto. Mi ricorda l'episodio di Seinfeld in cui Jerry e George parlano delle loro mosse a letto e c'è lo swirl a un certo punto, però spero che non sia qualcosa che renda ancora più difficile la vita difensori, anche se purtroppo immagino che lo farà. Allora vado io col commento serio. Allora, sono d'accordo con quello che dice Mattia, nel senso che era un problema, sì, però la soluzione che devi trovare deve essere una soluzione furba e pensata. Purtroppo non è stata pensata, e la dimostrazione è stata quando hanno chiesto: benissimo, ci fate allora un esempio di un caso invece dove non lo è, anche se lo può sembrare, e c'è stato, hanno detto, una risposta farfugliata, poi così leggiamo, ovviamente non c'eravamo. Apprezzo molto di più il rugby, che sul lip drop tackle ha fatto vedere un video molto molto chiaro e bellissimo, e la regola è leggermente diversa, dove fanno vedere cosa è legale e poi fanno vedere cosa è legale, come i drop tackle. E fondamentalmente è basato più sullo strusciare le gambe sul terreno, in modo che queste non vadano a gravare sopra l'attaccante. Io ad esempio una cosa che notavo guardandolo un bel po', cercando di capire io come l'avrei scritta, sinceramente avrei messo la discriminante dell'altezza del placcaggio, nel senso che ho notato dai video che ho visti, non ne avrò visti 20.000, quindi quello è chiaro, però ne avrò visti almeno un centinaio da rugby e un centinaio da football, dove si nota che quando il placcaggio con le mani è alto, e quindi magari con una mano si va a prendere la parte alta della maglia o del corpo, si finisce poi inevitabilmente col corpo sulle gambe dell'attaccante, che poi è quando effettivamente si fa male. Diverso è il discorso di quando il placcaggio è più basso, quindi le mani vanno dalla vita in giù. Quando le mani vanno dalla vita in giù è più facile che le gambe struscino per terra, non vadano sulle gambe dell'avversario, ed è anche più facile che la rotazione sia nettamente inferiore. Poi, non per questo non si sono fatti male anche in quel modo, perché ci sono i video che fanno vedere che purtroppo un tackle è sempre un tackle, e quindi la possibilità di farsi male c'è sempre. Però devo dire, ho apprezzato molto di più quella regola,
e in attesa di vedere come la applicano, che mi sembra veramente cervellotico per un arbitro poveraccio, non so come faranno, e credo che partiranno 1000 flag all'inizio a priori per non sbagliare. Penso che la spiegazione che è stata data dalla federazione al rugby invece è molto molto più intelligente, accurata e molto più pensata. Io però più che sull'interpretazione ho visto polemiche da parte di tanti giocatori sul fatto che si metta un'altra penalità per un tipo di tackle, nel senso che sono d'accordo totalmente con quello che avete detto, ovvero che sia difficile da gestire. Ho visto tante polemiche, ma non si può più placcare, ma perché non penalizzano anche gli attaccanti quando tagliano in modo brutale i difensori, cosa che effettivamente non si può più fare. Non si può, 2 anni che non si può più tagliare il campo aperto. Infatti io ti dico quello, cioè, che ho letto, ti dico quello che ho letto, perché sai che poi i giocatori ne leggono la metà, Joe, delle regole, le scoprono ai playoff tante. E quindi un po' mi è sorpreso, nel senso che secondo me difendere l'incolumità è sacrosanto, poi la regola va scritta in modo più inequivocabile possibile, questa non è scritta in modo inequivocabile e sicuramente qualche difficoltà. Lo scholar secondo me è abbastanza evidente, perché è chiaro che se vai a prendere per la collottola uno lo vedi e te ne accorgi, lo sapevamo identificare, l'avevamo visto anche quanto fosse dannoso, quanto fosse pericoloso. Questa effettivamente è dura da gestire, ma adesso non sto più nella pelle, Gio, te lo dico. Per cosa? È per i righetti, ancora. No, c'è prima il parere di Mauro, che io voglio ascoltare. Niente da dire. Ah, certo, voglio dire, ma che... se proprio... c'è da dire questa. Va bene, allora, siamo all'ultimo cambio regolamentare e... questa cosa oggi mi ha fatto tornare bambino. Io sono in questo momento una tra le persone più felici del mondo, nonostante il raffreddore, l'otite, il sonno. Quello che ha fatto oggi la NFL, mi ha reso, guardate, mamma mia che bello, mamma mia, fosse così ogni anno. Per un solo anno sperimentale, quindi non in via definitiva, cambierà il formato del kickoff rendendolo simile a quanto abbiamo visto in altre leghe, più propriamente l'XFL o la USFL dell'anno scorso, o per chi segue il football semiprofessionistico europeo, quello della European League of Football. E, in poche parole, sul sito trovate la spiegazione fatta bene. Cosa accade adesso? Accade che le due squadre si fronteggeranno a 5 yard di distanza nella metà campo di chi riceve, più propriamente chi calcia sulle 40, chi riceve sulle 35. Dalle 20 yard di chi riceve esiste una landing zone nella quale deve atterrare il pallone. Cioè non è che il pallone può andare dove vuole, il pallone deve atterrare in questa landing zone. Se il pallone non atterra nella landing zone, perché per esempio esce dal campo o va direttamente in end zone, touchback dalle 30, quindi molto più avanzato rispetto all'anno scorso. La proposta iniziale era 35, ma il proprietario non ha ritenuto che 35 fosse un regalo tra virgolette troppo grosso per un'azione del genere, quindi si sono accordati dalle 30. Una volta che il kicker calcia, tutti stanno fermi, stanno lì belli fermi a 5 yard uno dall'altra, si dicono parole, si insultano, ma fermi. Quando la palla viene o presa al volo dal ritornatore o tocca per terra dentro la landing zone, i giocatori delle due squadre si possono muovere e possono picchiarsi, bloccarsi, fare quello che ritengono più opportuno per bloccare chi ritorna, per permettere il ritorno. Non è consentito il fair catch, non ha senso avere un fair catch, perché il ritornatore prende il pallone indisturbato, non deve assolutamente, non ha nessun rischio, ci siamo, da avversari che gli fanno chiedere il fair catch, la palla deve essere ritornata, quindi, anche perché se il ritornatore decide di non farlo e la lascia lì, è palla libera, cioè questa palla una volta che ha toccato terra la landing zone è a disposizione di tutti, quindi anche della squadra che calcia. Credo aver detto abbastanza tutto. L'onside kick invece rimane come è in tradizione, quindi con le squadre schierate con il vecchio modello di kickoff, ma
potrà essere giocato soltanto soltanto nel quarto quarto e se la squadra è in svantaggio. Quindi non ci possono essere più un set kick a sorpresa come l'abbiamo visto durante l'anno. Per tutti quelli che dicono ah, non c'è più un set kick a sorpresa, il tasso di recupero di un set kick a sorpresa è inferiore all'1%. Quindi stiamo parlando veramente di niente, assolutamente di niente. Su Adult Magazine, nell'articolo dedicato, trovate anche un video che vi spiega molto, guardate un video che vedendo com'è l'azione ve la spiega molto più semplicemente tutte queste parole. E nella scorsa stagione la percentuale di palloni ritornati in XFL è stata 5 volte maggiore di quelli ritornati in NFL. Nell'NFL la squadra che ha ritornato più palloni l'anno scorso ha una percentuale che è inferiore al 2%. Nella XFL la squadra che ha ritornato più palloni ha una percentuale superiore al 5,5%, una cosa del genere. Quindi questo cambiamento non toglie assolutamente lo spettacolo, anzi lo aumenta, perché finalmente il kick-off diventa un'azione e non più soltanto un esercizio di stile del kicker che era bravo a mandare la palla in touchback e ripartite dalle 25. Ho detto anche il mio parere, ma che bravo che sono. Comunque io sono felice, anche per vedere tutta la gente che sta impazzendo su questa cosa. Non è più l'NFL di una volta, diamoci al flag football, lì si picchiano di più che qui, è bellissimo, a voi la parola. Bon, se volete guardare la gente che si picchia c'è l'UFC, o ci sono anche i fight club locali nelle vostre periferie di fiducia, perché adesso a me va bene tutto, però stiamo parlando... Cioè, non potete muovere la critica, no, stanno demascolinizzando lo sport, è uno sport da mezzi pippe ormai. No, perché di fatto i kick-off, come ha detto il direttore citando le percentuali, si sta estinguendo. Adesso alzi la mano, chi sta ascoltando in diretta o chi sta o chi ascolterà durante la settimana, chi, vedendo il giocatore della propria squadra del cuore, ricevere il pallone e correre fuori dalla zona da dove era, la prima reazione che aveva è: cosa fa sto Mona? E io dico Mona che sono veneto. Inserite voi l'epiteto che ritenete più giusto, quello della vostra regione di provenienza. Perché io infatti di fatto ho alzato la mano perché anch'io dico Mona. Cosa fa sto Mona? Esatto. Allora, i kick-off è una giocata pericolosissima, perché arrivano sti bestioni a piena velocità e abbiamo visto che tanti infortuni accadono lì. I kick-off l'anno scorso non c'è stato. Perciò non si può dire che si sta peggiorando il gioco. No, non c'è stato kick-off, te lo ripeto, la squadra che ne ha ritornati di più ne ha ritornato l'1%. Cioè non ha senso, non aveva senso, perché comunque le 25 erano un'ottima posizione di partenza e abbiamo visto, cioè era la prassi è o che la palla andava fuori dal campo e il returner faceva il gesto delle X con le braccia o che lo riceveva e si inginocchiava. Così, con le regole di quest'anno che sono sperimentali, l'anno prossimo va male, l'annullano, va bene, lo implementano, ma con le regole di quest'anno riporti un attimo, è ovvio che lo special team sia la terza fase del gioco per definizione, perché è più importante attacco o difesa, però è anche giusto dare allo special team un attimo di rilievo, perché comunque ragazzi nel 53... del roster c'è anche gente che il posto si guadagna grazie a kickoff return, che si guadagna facendo i gunner. Matthew Slater probabilmente dai non lo fame, essendosi fatto una carriera da special teamer. Devin Hester, che va in non lo fame ad agosto, si va non perché ha ricevuto 3300 yard, ma si va perché ha fatto 20 touchdown di ritorno. I kickoff è una parte fondamentale del gioco che ci è stata tolta per sicurezza e ci stava, perché comunque soppesando i rischi e benefici, partire dalle 25 senza rischiare di farsi male era molto più conveniente che tentare un return che prima di tutto rischi di farti male e non secondario rischi di far fumble. Con queste regole qua adesso immagino che come con deep drop tackle le prime settimane sia un po' strano vederlo, però stai di fatto stai aggiungendo imprevedibilità al gioco, stai aggiungendo... Cioè il kick-off prima era rilevante, non lo guardavi neanche, guardavi il telefono, mandavi un messaggio. Adesso l'hai reso di nuovo guardabile, l'hai reso un qualcosa che puoi allenare,
puoi farci schemi sopra, puoi tentare di, cioè, è una parte del gioco che porterà punti. Nel 2023 ci sono stati 4 touchdown su kickoff return. Voi pensate quanti kickoff ci sono nel corso della regular season? Il 4% penso sarà uno 0,0% di touchdown sul kickoff, perciò era veramente diventato rilevante. Vediamo come va, vediamo una possibilità. E soprattutto, adesso non voglio spiegare come sta il mondo perché devo ancora impararlo io, ma non è che ogni regola che mira a aumentare la sicurezza per i giocatori debba essere accolta sbuffando o girando gli occhi perché guadagnano milioni. Sì, è vero, guadagnano milioni, ma non è che devo guadagnare milioni. Non sicuramente gli special teamer, però quando si parla in generale di guadagnano milioni è... Ok, dunque guadagna milioni e vogliamo demente 40 anni. Li vogliamo i Vincent Jackson che si suicida, vogliamo la gente che ha il cervello completamente bruciato a CTE. Cioè, è uno sport di collisione il football, sa, sempre violento. Perché non è che hai risolto la violenza nel football, gli infortuni, le concussion con questa regola. Però nel momento in cui abbassi anche dell'1% la percentuale di concussion, è un successo. Soprattutto se abbassando la percentuale di concussion... aggiungi una nuova fase del gioco, perché ripeto, i kickoff si erano estinti, così sono tornati a essere una parte del gioco. Vediamo come andrà quest'anno, magari farà cagare, magari sarà una giocata Madden buggata che le squadre sfrutteranno a proprio favore e vedremo 5.000 touchdown su kickoff return. Bene, l'anno dopo lo sistemeranno, perché la NFL comunque è una che, come abbiamo visto con il replay dei pass interference, non ha problemi a mettere i propri errori quando sono plateali. Però diamo una possibilità, perché soprattutto abbiamo più, questo si concretizza in più football, abbiamo un'azione in più da guardare, gli allenatori hanno qualcosa in più da preparare ogni settimana, gli special team sono di nuovo tornati a essere, no fighi, perché sono comunque gli special team, però c'è qualcosa da guardare, perciò diamo una possibilità e finiamo la vostra cosa che ogni volta che firma una nuova regola, ma non è più football di una volta, ma meno male non è più football di una volta, cioè... Per fortuna che siamo andati avanti la tecnologia, la sicurezza, nonostante ciò rimane comunque uno sport pericolosissimo, violento, di collisione, tutto quello che vogliamo. Però, ripeto, questa regola è una figata perché non ci perdi niente. Aumenti la sicurezza, riporti in vita una giocata estinta e, ripeto, aumenti la sicurezza. Perfetto. Perciò non so veramente Giorgio come potrà opporsi, non ne ho idea. Perché mi devo porre? No, ma infatti no. Mi state dicendo che il rant di Mattia in realtà era a favore, cioè non era contro qualcosa? No, Mauro, è ovvio. Cioè, mi sono trovato in un'altra trasmissione. Il mio coach è esperto di special team, secondo me qualsiasi cosa dà un minimo vantaggio competitivo. No, Mattia, ti aggiungo una cosa. Cioè, pensate a tutti quei giocatori piccoli, veloci e sfuggenti che nessuno voleva più e che adesso improvvisamente si troveranno. Dopo la prima giornata in cui butto lì la bold, ci saranno 3 ritorni di kickoff in touchdown. Che bello. Dopo la prima giornata li vorranno tutti. Appunto, è una figata. Cioè, 3 touchdown sul ritorno nella prima giornata sarebbe una figata. Questa adesso la passo al notaio per la prima puntata del pronostico. È tua, registrata. Però lo sai chi che a sorpresa poteva non lasciarmelo. 0,1%, ma che fastidio, ma non perdiamo tempo con queste cose. Ma è 0,1%. divertente sorprendere tutti, vedere che sono lì che ha fatto non sai chi, tanto non riesci. Sorprendi chi? Cioè, lo ha fatto all'inizio della prima azione del secondo tempo di un Super Bowl, cioè ha sorpreso il mondo, ha sorpreso. Anche l'ha fatto anche come prima azione della stagione, sempre Andy Reid, quindi è divertente, dai. Signori, quando ti fate una squadra che non vince neanche per sbaglio, questo è ciò che vi divertirà. Non c'è chicca sorpresa. guardalo, questa è la cattiveria. Me ne vado, mi alzo. Se ti piace Picasso, io tifo da anni una squadra che non vince tanto neanche per sbaglio. E sinceramente, l'unico sidekick che ricordo è uno Mamma mia, esatto, che neanche Giovanni non vorrebbe. Mamma mia, che brutta cosa! 75 yard di un sidekick. Era molto laterale, era di 75 yard di un sidekick.
è perché il campo è finito, so come continuava. No, comunque è bello ritrovare i ritorni, è bello ritrovare i ritorni perché Mattia ha detto tutto, obiettivamente ha detto tutto, cioè era una fase del gioco che si era cancellata, quindi sinceramente non vedo che senso abbia criticarlo, anzi sono curiosissimo, è un motivo in più per aspettare di corsa nuova stagione per quel che mi riguarda. Allora, io dico che la cosa allucinante è che nonostante dal 2013 al 2019 con i cambi di regolamento e tutto i touchback fossero tanto, sì. Esatto, siano aumentati il 22%, gli infortuni continuavano a essere altissimi. E l'anno scorso, perché appunto, hai citato bene, gli infortuni continuavano a essere altissimi. Perché ovvio che sono fatte, è un'azione dove alcuni giocatori si giocano veramente tutto e sono purtroppo quei giocatori che hanno veramente poco da perdere perché sanno che un tackle fatto bene lì gli garantisce un anno in più di contratto e quindi loro vanno come se lo ritornassero ovviamente e quindi vanno come a se il corpo non fosse il loro. Esatto. E quindi qualcosa bisognava fare, perché avevi tantissimi touchback, ma continuavi a avere gli infortuni, erano diminuite un po' le concussion, è vero, ma vado a memoria, non sono sicurissimo, non così tante, e questo era drammatico, perché dici, cavoli, hai fatto tutto sto casino principalmente per eliminare le concussion, e i risultati non sono stati ottimi. Quando ricevevano tra la goal line e le 2 yard, la statistica era che mediamente finivano entro le 25 yard, da cui giustamente hanno messo il touchback anche dalle 25, esatto. Anche se prendevi la palla, tanto sempre lì arrivavi, esatto, tanto sempre lì andava, il ritorno medio era 22,8 yard e quindi dici ma chi me lo fa fare di rischiare tutto per, quindi la regola sinceramente io la trovo molto interessante. Sono curioso di capire una cosa, perché secondo me c'è la possibilità che l'azione dia un grande guadagno, ma secondo me c'è anche la possibilità che invece il guadagno sia non si arrivi più alle 25 yard. Secondo me questo è possibile, assolutamente possibile. E allora mi chiedo, vedremo dei punteggi più bassi? Sarà una regola che alla fine avvantaggia la difesa dopo tante critiche, diciamo che avvantaggiano sempre attacco, togliere qualche yard in più di partenza, non è che in questo modo avvantaggiamo anche un po' le difese e tra virgolette riequilibriamo un po' la situazione? Perché sinceramente io quando hai uno come Justin Tucker che se partivo dalle 35 yard a quel punto facciamo touchback tra virgolette, nel senso aspettavamo che il kicker la tirasse fuori e poi lo facevo calciare direttamente da lì, tanto più o meno se ero al chiuso magari ci arrivava quasi, mi veniva veramente a dire vabbè è diventato ancora peggio, nel senso che non solo non mi diverto più col kick off ma rischio di non divertirmi neanche nell'azione dopo, perché so che basta azzeccare 2-3 drive, cioè 2-3 down e beh, magicamente mi gioco il kick, visto che il kicker sta migliorando in maniera veramente sensibile. E quindi questo aggiunge sicuramente spettacolarità, secondo me, sia sull'azione, ma credo anche sul drive successivo, perché la troveranno tutti un po' più lunga probabilmente. Rizzotto dice niente, non favella. No, ho detto prima, cioè, okay. Secondo me è veramente da vederla anche in questo senso, cioè nel momento in cui ti cioè è il discorso è quello che ha detto prima, cioè ma con questa regola un Devin Hester ma sarebbe a Canton già da anni, cioè avrebbe segnato numeri impressionanti con un Devin Hester, un Dante Hall, cioè voglio dire un Desmond Howard, cioè gente che faceva il ritorno di professione. E mi viene da dire che nel momento in cui una squadra si dovesse trovare di fronte ad una squadra che a ritornare un calcio ci mette, butto lì un nome a caso veloce, che chiaramente Tyreek Hill,
Cioè, ma gli dico, sparala in zona e falli partire dalle 35, perché sennò questo qui... 30-30. Sì, scusa, è già bello che è andato. Guarda, bella, piace. Aggiungo una cosa, l'anno scorso abbiamo seguito come Adol Magazine le partite della European League of Football dei Milano Seamen. Io ho visto di persona tutte quelle in casa tranne una, mi sono visto sul Game Pass della ILF tutte le altre, quindi sono avvezza a questo tipo di ritorno. Ho parlato con lo special team coordinator dei Seamen per chiedergli prima della stagione e verso fine della stagione di questa nuova cosa. Prima della stagione era giustamente terrorizzato, perché ha detto: per noi è una cosa nuova, affrontiamo avversari che l'hanno già giocato. E mi ricordo la prima partita dei Seamen è stata un disastro, perché non sapevano come muoversi, gli altri sì, insomma, eccetera eccetera eccetera. Bene, lavorando, lui mi ha detto che è una cosa che permette di fare dei lavori sulla linea diciamo dei bloccatori sulle due linee, esatto. Sì, esatto, su tutte e due. Lui diceva, diciamo, sia per chi calcia che per chi riceve, permette di fare dei lavori incredibili. E lui mi ha fatto vedere a fine stagione i Seamen hanno giocato in casa contro i Tyrol Raiders, una squadra fortissima austriaca, e sono rimasti in partita nel primo tempo grazie a due ritorni di kickoff back to back. Quello a fine primo tempo, diciamo a fine secondo quarto, e quello a inizio del terzo quarto con David Barnett, se ricordo bene. E questa cosa mi faccia vedere gli schemi che avevano messo su per muovere i blocchi, cioè sono tutti blocchi ad angolo, no? Tu fai muovere tutti i giocatori da destra a sinistra a destra, in modo da cercare di dare loro un angolo di blocco che possa e lo stesso fanno gli avversari. Non è che uno pensa, vabbè, io vado dritto, quell'altro viene dritto, è chiusa lì. Ma assolutamente vedremo poi nella NFL, ragazzi, vedremo un tasso di complicatezza, detto nel senso buono, che sarà veramente apprezzato. Dai, andiamo a chiudere velocemente. Dico solo le cose più interessanti tra quelle che non sono regole di campo. Allora, il periodo di trade è stato spostato di una settimana, adesso sarà dopo week 9 e non dopo week 8 come è stato negli altri anni. Per curiosità, nel 2024 sarà il martedì in cui si vota per eleggere il nuovo presidente, per eleggere il presidente degli Stati Uniti. Quindi quel giorno ci saranno gli spogli elettorali e il giorno finale, la trade deadline. Esatto. Poi ecco un'altra cosa, gli allenatori nel boot potranno vedere le cosiddette riprese Okai, che sono quelle che vengono utilizzate dagli arbitri addetti al replay e che sono in più rispetto a quelle che vediamo in televisione. Questo vuol dire che ci sarà più possibilità di chiamare un challenge avendo a disposizione più inquadrature, fino alla scorsa, e anche avendone tre eventualmente. Esatto, fino alla scorsa stagione si poteva vedere solo le immagini, quelle che vedevamo noi in televisione, usiamo questo termine. Adesso non più c'è questa novità. Poi l'altro cambiamento, gli arbitri addetti al replay potranno aiutare nella decisione di roughing the passer nel caso in cui c'è stato meno contatto alla testa del quarterback. Anche qua, in questo caso, la tecnologia può venire in aiuto alla crew arbitrale che magari si è persa un colpo alla testa del quarterback oppure giudicato come tale qualcosa che non è, e quindi le dette replay potranno aiutare nella decisione. Questo non è per evitare chiamate assurde di roughing the passers appena accennati, colpo la testa, è proprio per aiutare il fatto che si possano essere persi qualcosa. Esatto, infatti poi è specificato solo per il contatto alla testa del quarterback e non altro. E la NFL ha aggiunto una seconda partita il giorno di Natale, l'anno scorso è stata una, quest'anno ce ne saranno due. Natale del 2024 arriva di mercoledì, le quattro squadre che saranno impegnate il giorno di Natale giocheranno il sabato nel weekend precedente. Quindi la NFL, la spiegazione è stata molto chiara da parte di uno dei dirigenti NFL, visti gli ascolti dell'anno scorso non potevamo mettere un'altra e sarà un double header, quindi tipo uno
all'una loro e uno alle tre, o comunque uno alle tre, uno alle sei di sera, sette di sera, ecco. E perché... poi ha aggiunto, e che si fotta l'NBA. Sì, questo l'ho aggiunto in maniera anche abbastanza... E vedevo uno schemino oggi, e poi possiamo chiudere dopo su neanche un'ora, che schifo, siamo più quelle di una volta, stiamo invecchiando. Ho visto uno schemino che dice che praticamente dal giorno di Natale in poi, per sei giorni consecutivi ci sarà football, quattro giorni con l'NFL e due giorni con le due semifinali dell'NCAA, nei quali l'NFL ovviamente non gioca. Quindi insomma 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 giorni in cui ci sarà football, NFL o NCAA tutti i giorni. Yuppie! Oh, riflettevo su questa cosa, cioè a chiusura del segmento, su quanto, mettendo un po' così scansato, su quanto meraviglioso sia, ma in realtà su quanto peculiare sia questo nostro sport, che ogni anno noi ci troviamo qui a fare una puntata sulle regole che cambiano. E cioè è il discorso del fatto dell'NFL, del club dei milionari chiusi che si fanno le loro regole, alla fine si riflette anche in queste cose. Cioè noi stiamo parlando di uno sport che si evolve costantemente e che ogni anno c'ha un piccolo cambiamento di regole. Io non credo che ci siano tanti esempi in giro per il mondo. Ora magari io non seguo tutto, non so se il football australiano, per dire, cioè, cambi le sue regole, o la pelota basca, o i campionati di lancio del formaggio giù per la collina, cioè... Ma direi non andare neanche a indagare, Mauro. No, cioè, lasciamo che nel caso se le cambino e se le facciano per conto loro. Ok, chiudiamo il segmento. Ci sarà, scusate, il canguro che probabilmente sta commentando in questo momento come sono cambiate le regole del football. Scusate il canguro. lo lasciamo a loro. Scusate, scusa, spengo il microfono perché devo ridere. No, però è una cosa assolutamente ammirevole. A me oggettivamente piace tanto il fatto che è molto mentalità americana rispetto a noi, vecchio continente, che siamo vecchi in tutti i sensi e continuiamo a giocare a pallavolo con la rete del badminton praticamente, e perché oggettivamente vanno incontro al fatto che lo sport cambia, la preparazione atletica cambia, il fisico cambia, cambia tutto. E molti sport purtroppo non si sono adeguati e i risultati si vedono. Forse l'unico paragonabile è la Formula 1. Però Gio, ce ne sono anche altri che cambiano e non hanno la stessa, io dico, intelligenza del football americano, perché purtroppo abbiamo l'esempio dell'NBA che secondo me cambia e lo fa spesso e volentieri in modo controproducente, o comunque mettendo in grossa difficoltà chi poi quel gioco lo deve arbitrare, che è un altro dei problemi. Cioè quando cambi... Scusa la domanda, Ale, l'NBA ha un competition committee, cioè come ce l'ha, il processo è lo stesso dell'NFL, cioè ha un gruppo di persone, magari, però cioè un gruppo di persone che lavora nel gioco, conosce il gioco, capisce il gioco, mastica il gioco, che si occupa di definire le regole, o, cioè, ignoranza mia, non lo so come è definito. Sì. Qui mi appello a Gio perché obiettivamente anch'io non so. A memoria mi sembra proprio sì, nel senso è molto analogo, nel senso ci sono l'incontro dei proprietari, sapevo, stessa roba. Poi che ci sia l'NBA che ha la commissione che analizza le regole, ora quello era so. Questo, so perché il competition committee è formato da allenatori, proprietari, esatto, cioè è gente del gioco. Mi ricordo quando famoso hanno spostato la linea a tre punti, quello era stato una delle dei cambi, diciamo, più sensibili che c'erano stati. Sì. No, di sicuro lo fanno ogni anno anche loro, perché ogni anno ci sono degli aggiustamenti, certo, delle sistemazioni che fanno anche più piccoli o grandi a seconda degli anni. Anche lì l'enfasi, sì, non solo, addirittura lo fanno per gli arbitri, lo fanno, fanno i punti, ora non mi viene in italiano, i punti di enfasi, nel senso che anche nell'NFL è così. Esatto, ti presente che nella NFL, nel regolamento, la parte dedicata ai punti di enfasi o comunque è più grossa del regolamento stesso. Assolutamente, nell'NBA l'hanno fatto e lo fanno due volte l'anno, però, e questo per certi versi, perché lo fanno anche nel weekend dell'All-Star Game, dove gli arbitri hanno un momento di
diciamo, registrazione in base a come è andata a metà stagione, perché loro hanno il vantaggio di averlo All-Star Game a metà stagione. Ora non mi ricordo, ho visto proprio una partita dove ne parlavano domenica scorsa, ma non mi ricordo qual era il punto di enfasi di post All-Star Game di quest'anno. Ora vabbè, amen. Proprio perché quest'anno stanno avendo grandissime difficoltà gli arbitri in NBA. C'è un problema anche proprio di giocatori che hanno iniziato a protestare a dei livelli fantasmagorici, cosa che in NFL un pochino l'ho iniziato a vedere quest'anno, e spero che l'NFL, che è più attenta, metta subito un freno, perché in NBA sta diventando veramente pesante, eh? Cioè ogni decisione viene contestata. Poi per certi versi giustamente, perché c'è un ricambio generazionale e gli arbitri stanno facendo dei disastri, però non sono messi neanche nelle condizioni di lavorare sereni. Ok, bella lì, bella lì, bella lì. Allora, sempre durante questo meeting dei capataz NFL, ma quante ne hanno fatte? Vabbè, tre giorni, Mauro, tre giorni a nostre spese, con i miei soldi. E queste sono quelle che sappiamo. Esatto, con i soldi del Game Pass, hai capito, hanno fatto le feste. Le barzellette che ha raccontato Jerry Jones a cena, no? Uguale. Si è unito anche l'International Committee dell'NFL, che è il comitato che assegna i mercati in più o meno in esclusiva alle squadre. Cosa vuol dire? L'NFL ha individuato alcuni paesi, alcune nazioni nelle quali vuole investire, e quindi dice alle squadre: qualcuno di voi vuole avere un diritto di utilizzo del mercato in questo paese? Cosa vuol dire? Vuol dire che una squadra che ottiene il diritto del mercato francese, sono i Saints, per farvi un esempio, può, e solo lei può, attenzione perché è importante questa cosa, può organizzare eventi in quel paese per pubblicizzare il proprio marchio. Eventi possono essere camp con i propri giocatori, feste del football in cui propagandare sempre il proprio marchio, può accordarsi con catene tendenzialmente sportive, ma non solo, presenti in quel paese per vendere il proprio merchandising. Questo è i diritti che si guadagnano, e per un l'accordo prevede una durata, diciamo, contrattuale di almeno 5 anni. Quindi questo vuol dire aggiudicarsi un mercato. Prego. Fermi tutti, fermi Gio, fermali tu, Giorgio, fermali a Torino, Mauro, fermali a Est, che non corrano troppo, perché no, dai, su, c'è la fila, mettetevi in ordine, prendete il numerino per venire in Italia, guai a voi che siete già troppi, siete... Scusate, prendo la linea qui dall'Est, io non vedo nessuno. Allora sono tutti alle porte di Torino. Gio, fermali tu, sono lì da te. Io ho scoperto un giocatore ai Bengals alla partita domenica, mannaggia, era Hudson, il tight end, che non è un fenomeno, però vedi che stanno arrivando, vengono da noi, dai. Ora convinciamo i Bengals a venire a Torino. In Messico ce ne sono 10. Voglio dire, Messico è dietro casa per loro. Messico è nuvole. In Germania ce ne sono 10. Ce ne sono anche tante in Austria e Svizzera. E chi si chiede, ma perché l'Austria e la Svizzera? Perché, ragazzi, Austria e Svizzera sono considerati, uso un termine tra virgolette, che non simulo perché odio la sigla delle virgolette, ma perché sono Germania, quindi si parla tedesco, quindi è tutto più semplice. Con una campagna raggiungi tre nazioni, e infatti le squadre che sono in Svizzera, che hanno i diritti per il mercato svizzero e per il mercato austriaco, sono una parte di quelle che hanno il mercato tedesco. Detto questo, come vengono assegnati questi diritti? Allora, una parte è la NFL. La NFL. Non posso non notare che los pechones simpaticos de Miami dominan el mercato dell'America Latina. Argentina, ce l'ho. Spagna, ce l'ho. Brasile, ce l'ho. Messico, ce l'ho. Pure la Colombia adesso, ce l'ho. Ma ci avete però anche il Regno Unito. Mercato spagnolo. Ci avete anche il Regno Unito, però.
Ma il mercato del Regno Unito ci siamo un po' tutti, cioè, il Regno Unito è un po' terra, adesso seriamente, il Regno Unito credo che sia un po' terra di nessuno e di tutti, cioè l'NFL. Ma alla fine sì, sono sei squadre. Però sono sei, alla fine. Ma perché c'è l'NFL stessa che ci opera direttamente in prima persona, con canali ormai stabiliti e record. Cioè, secondo me il Regno Unito è un po' storia a sé. E posso quindi dire cosa mi ha colpito oltre all'Italia che non c'è? Sì, no, aspetta, dico solo una cosa. Ma come funziona qua Cucuzzaro? La NFL individua dei paesi nei quali vuole, per tanti motivi, essere presente. Ho letto qualcuno che scherzava, ma anche in maniera abbastanza bieca, sul fatto di gare in Nigeria. E volevo dire a queste persone che la NFL ha investito 10 milioni di dollari in gare in Nigeria per propagandare il flag football. E controllate anche quanti giocatori nigeriani o di origine nigeriana ci sono nei vari quindi roster. L'NFL ha detto alle squadre: mi serve qualcuno che vuole andare in gara, quello dalla Nigeria. Si sono offerti i Cleveland Browns e i Philadelphia Eagles. In questo caso una squadra può chiedere alla Lega di volere un mercato, quindi ci possono essere i Chicago Bears, faccio l'esempio, che hanno detto: guarda, io sarò interessato al mercato spagnolo perché il toro in Spagna picchia duro con la corrida, sto inventando in maniera abbastanza evidente, quindi voglio andare lì per vedere. L'NFL riunisce su International Committee una volta l'anno e dice: sì, beh, mi piace questa storia del toro in Spagna, ti do i diritti di quel mercato. Quindi quando qualcuno dice è possibile che ci sia l'Italia, vi dimostra molto semplicemente che nessuna squadra NFL è interessata al mercato italiano, perché loro fanno le analisi, non è che lo dicono per simpatia. Io ho scherzato con i Bears, ma ci saranno dietro fior di investimenti di analisi di mercato, e la NFL stessa non ritiene che l'Italia sia un mercato da conquistare non proponendolo a nessuno. Quindi tagliamo corto sul ma c'è la Svizzera ritorno e non c'è l'Italia, ma c'è la Nigeria e non c'è l'Italia. Ragazzi, questi paesi scelti hanno tutti dietro un motivo economico studiato e ristudiato. Se l'Italia non c'è, e secondo me non ci sarà a meno di clamorosi colpi di scena, un motivo c'è, ed è quello che non c'è nessun ritorno economico. Vai Ale, scusami Ale, poi dopo se vuoi dire anche, mi sono ricordato quello che è in retroscena del meeting, che tu sai i segreti, ecco. Oddio, adesso me ne sono dimenticati anch'io. Ah no, quelli non posso dirli. No. Va bene, vai. No, mi ha colpito molto l'investimento asiatico dei Rams, nel senso che Los Angeles chiaramente... Manca guardando, solo la Kamchatka. Guardando sul Pacifico, è chiaro che fa strizza l'occhio a Giappone, Corea del Sud, Australia e Cina, so che è un mercato. E Nuova Zelanda. Che è un mercato, esatto, Nuova Zelanda, sempre per il discorso Pacifico, oltre vabbè, al Messico. I Rams sono molto attivi perché hanno anche il Messico per ovvi motivi. Quindi devo dire che mi ha colpito questo interesse e questo che sguardo. Essendo nella costa pacifica, non che il Pacifico sia facile da attraversare, però forse hanno un boh. Dal punto di vista geografico possa essere più... No, no, ma è chiaro che anch'io ho fatto quell'analisi automatica. È anche vero che sono gli unici che lo fanno, sono gli unici che stanno cercando di ampliare il loro territorio, perché alla fine potrebbero farlo anche i 49ers, i Chargers o certo. I Seahawks. Seahawks che invece preferiscono per esempio Austria e Svizzera. Quindi e Germania, tra l'altro, quindi il mercato europeo a lingua tedesca. Mi ha colpito proprio questo forte interesse dei Rams verso tutto il campo pacifico e la Cina, chiaramente, che è un mercato che sappiamo bene che può pagare grossi dividendi. Sull'Italia ha detto tutto Joe, è inutile aggiungere altro. Non sono tanti gli stati europei che non sono di lingua tedesca a essere coinvolti. Vedremo se l'anno prossimo, magari, che ne so, penso qualche stato in più ad est, se può interessare i mercati o qualcuno del Benelux. Sono davvero curioso se arrivano prima questi stati che ho citato oppure proprio l'Italia. Questo sono molto interessato. Secondo me arriverà prima l'Olanda dell'Italia. Io ho citato Benelux più in generale, magari ci metto dentro anche Bruxelles, qualcosa del genere, nel senso che
Sono curioso, cioè, la Danimarca, anche per dire gli scandinavi, Mauro, non ci sono gli scandinavi al momento, penso certo. Che anche quelli potenzialmente ci possano passare davanti. Ma io credo adesso, no, non è per essere per forza di cose più ottimista di Giovanni, io penso che prima o poi un Arizona Cardinals, una pedina sull'Italia proverà a mettercela così, giusto per... In simpatia. Sì, in simpatia. Poi volevo chiedere a Ale, ma Ale, ma com'è che i Minnesota Vikings guardano verso il Canada? Non avevano niente di più comodo? Cioè, diciamo che si sono messi sul balcone e hanno visto cosa c'era fuori, c'era il Canada. Vabbè, guardiamo, facciamo allora, attraversiamo il lago e siamo già lì. Siamo già lì. Certo, se i Vikings non vadano in Svezia, Danimarca, scandalo. Ma anche in Austria, anche in Austria. È per questo che Ale ha citato la Scandinavia. Lui sa. Cioè, secondo me ci sono dei mercati dove arriveranno, cioè penso che sia solo una questione di tempo e sì, neanche anche troppo. Anche cioè, secondo me adesso, ma anche la stessa Italia, adesso a parte gli scherzi, anche l'Italia, io credo che ci siano 3-4 squadre che potenzialmente un'occhiata gliela possono, cioè gliela daranno secondo me in futuro prossimo. Per quello che dico, che come si è ampliato, vi ricordate la tabella dell'anno scorso? Era molto più striminzita, erano dati molti di più, hanno aumentato a dismisura la copertura. Infatti, questo è il discorso serio, cioè la direzione che sta intraprendendo l'NFL con uno spiegamento di mezzi notevole è chiarissima e inarrestabile. Cioè, aspetta il 2028, Mauro. Esatto, per questo dico, anch'io credo che prima o poi qualcuno una bandierina su di noi la metterà, non so, adesso, a parte la battuta sugli Arizona Cardinals, massimo rispetto per carità, non so chi sarà, ma prima o poi, cioè, la direzione dell'NFL è questa, cioè, i soldi ormai loro si devono espandere all'estero e lo stanno facendo, è solo questione di tempo. Ma poi anche in modo, lo fanno anche in modo molto scientifico, perché cioè io adesso non so, non mi risulta che la Lega più di tutto a livello mondiale, cioè, c'è un motivo, questi si sanno muovere. Sempre per combinare il paragone con l'NBA, che comunque ha il vantaggio che comunque il suo sport è già di per sé globale e non ha, obiettivamente non ha bisogno di una scientificità simile, però è una cosa che non... che magari alcune squadre avrebbero pure bisogno di uno schemino, chiamiamolo così, simile per guadagnare terreno in mercati particolari, sfruttando magari gli spazi che gli altri gli chiudono, perché sappiamo bene, insomma, che l'NBA non è che sono tutte uguali le squadre, ci sono squadre che una botta di popolarità altrove potrebbero anche andare a cercare, penso. Ma sai cos'è la mia impressione? La mia impressione è che l'NBA, nella sua espansione internazionale, che è già avvenuta, perché la popolarità in questo momento dell'NBA è già a livello mondiale, sia stata una popolarità trainata dal prodotto, diciamo così, dal prodotto che forniva, più che da una scientificità dell'approccio. Ecco, l'NFL ci sta mettendo questa scientificità nell'approccio che l'NBA non ci ha mai messo, e che magari aggiungendo quella sarebbe arrivata chissà dove. Ma hai detto bene, è proprio il prodotto che offre, cioè la NBA è arrivata ovunque perché lo sport è già ovunque, cioè quello sport è ovunque e chi guarda quello sport vede nell'NBA quello che è stato per anni il modello. Adesso devo dire la verità, secondo me in Europa qualche difficoltà di modello ce l'ha, perché no, certo, ce l'ha a livello di sport. È chiaro proprio. Che portare in giro un Michael Jordan è semplice. Obiettivamente il football ha anche un problema, che chiaramente è uno sport che in tanti paesi ha fatto fatica, e quindi ci sta mi piace molto l'idea di fare scientificamente, di esportare il marchio in modo, cioè veramente un progetto di una lungimiranza che ti fa capire perché la NFL sia la numero uno a livello di Lega, come diciamo tutte le volte qui. Che poi, volendo essere cinici, per fare i soldi, parentesi, che alla fine è l'obiettivo ultimo, chiusa parentesi, esatto, non serve mica esportare lo sport, basta esportare il brand, basta le magliette che fanno moda, cioè l'immagine e quant'altro. E questo, cioè, ragazzi, difendiamoci, perché su questo gli americani non li batte nessuno, almeno su questo gli americani sono numeri uno indiscussi. Vabbè, io aspetto sempre il parere del Prunotto, che non dice nulla, lui sta nel silente stasera.
No, a no, parte no, no, portare, no. portare i Bengals a Torino. Infatti, no, stavo pensando a come cavolo trascinarli qua. No, no, quello che hai detto tu, Mauro, è verissimo. Sull'NBA sono assolutamente d'accordo. E sul discorso del brand basta pensare al cappellino dei New York Yankees, che io credo che se facessimo un sondaggio e fermassimo tutti quelli fuori dagli Stati Uniti col cappellino di New York Yankees, tranquillamente il 50% non sa neanche che è di quella squadra. Sa che è New York. Esatto, sa che è New York, fine, fine. E questo dimostra tutto. L'NBA sul basket, secondo me, potrebbe fare dei lavori pazzeschi. Ormai non so per quanti anni c'è stato e forse ci sarà un MVP che non sarà americano. Quindi spingere di più nei camp per portare già a livello universitario, cosa che avviene ma non avviene con la sistematicità spinti dall'NBA, giocatori europei barra internazionali, perché non ha senso nemmeno dire europei, è una mossa fondamentale. Ovvio che per il football americano è un pochino più complicato, ma il flag football sicuramente sarà lì per quello. Ta-da! Chiarissimo, esatto. È un progetto molto a lungo termine, ma questo fa capire una lungimiranza bestiale, perché ovvio che stanno investendo ora per avere un ritorno tra 20 anni, perché quello è un po' la... però è giusto partire, specie ora che i soldi li hai, li stai facendo e sei in testa, e quindi devi essere tu a cercare i nuovi spunti, non stare lì a sederti come ha fatto l'NBA dicendo il mondo arriverà da me. L'NFL sta ragionando io sto andando dal mondo, che è una cosa molto diversa. Ti aggiungo un'ultima cosa, basta vedere il numero di giocatori non americani selezionati per l'International Pathway Program. Erano tipo 6, forse 7 il primo anno. Quando c'è entrato il nostro picker erano qualcuno in più ed eravamo contenti di esserci. Quest'anno credo che ne abbiano presi nel programma, ci sono andati almeno 25-30 giocatori letteralmente di tutto il mondo, di tutti i continenti. C'è una cosa, e anche questo va su quella linea, cioè quella di aumentare la conoscenza dello sport avendo anche giocatori locali, perché se ti prendi il giocatore adesso, italiano con relativa fortuna, perché non l'ha mai avuto e speriamo ce l'abbia in futuro la fortuna di giocare, però guarda cosa ha provato in Germania avere giocatori veramente tedeschi giocare NFL, non il giocatore con il cognome tedesco perché il Trisavolo era un assistente del re, ma giocatori tedeschi veri, come è stato all'inizio con i giocatori inglesi veri, cioè quindi anche quello va nella stessa linea di quello che hai detto, ecco, cioè la lungimiranza. Perfetto, dai, allora dai, facciamo un tappa veloce di Friggesi. Questa settimana non è successo praticamente nulla, giusto? Mi sono perso qualcosa di particolare, no? Ah, oh, no, quello dei Chargers che è andato ai Jets. Beh, no, dai, qualcosina. Mike Williams. Ah, sì. È andato in Jets, eh? Veramente ormai sono passati tutti a parlare solo di draft. Comunque sì, qualcosina. Tyron Smith e Mike Williams ai Jets. Perché forse martedì scorso non era ancora andato. No, Williams l'abbiamo andato in diretta martedì, adesso mi ricordo. Sì, 15 milioni, se non mi ricordo male la cifra. E boh, una mossa un po'... così, insomma, nel senso che rischiano. Il problema veramente... è che i Jets l'anno prossimo, la prossima stagione, non avranno ancora Aaron Rodgers, perché diventando vicepresidente di Trump che vincerà le elezioni non potrà giocare. Assolutamente sì, ma okay. Siamo sicuri che non potrà giocare? Bravo, fanno un'eccezione. No, esatto, probabilmente la Corte Suprema gli approverà la domanda. Giusto. Assolutamente. No, nel senso, il dubbio, quello dei Jets, sinceramente, è sul livello dal punto di vista sanitario, nel senso, stanno puntando su dei giocatori, insomma, che Tyron Smith, i suoi bei problemi dal punto di vista di salute, purtroppo li ha avuti, e Mike Williams arriva da un crociato, quindi che non è mai il massimo, non sai mai bene come uno si riprenderà, e soprattutto se si riprenderà già il primo anno. Io sono molto contento personalmente per i Bengals, per la firma di Trent Brown a 4 spicci, perché è venuto una roba tipo 4 milioni e mezzo, 4 milioni e 7, una roba del genere,
e ci risolve, anche se anche lui dei problemi ne ha spesso avuti, infortuni, però ci risolve un problema a destra che non era da ridere, ci fa andare un pochino più sereni al draft. E poi il vero colpo, chiamiamolo di free agency, in realtà è una trade, è quella di Snead dei Chiefs. Ecco, l'altro ieri, insomma. Esatto. Quella, no, oggi ho visto veramente... i dettagli del contratto, tanta roba. 76 milioni, vado a memoria. 55 garantiti, mi sembra. Tanta roba, cito. Sinceramente una scelta che io non ho capito. Ho letto un articolo... Beh, con la secondaria che avevano prima... ci poteva anche stare, no, ma no, non l'ho capito. I soldi da spendere li hanno, per cui... no, non l'ho capito al lato C. Ah, dall'altro lato, sì, dall'altra sì. Parte. No, dal lato Titans firmo subito, perché un giocatore così, sinceramente, secondo me gli serviva come il pane, dire poco. È vero, lo paghi tanto, ma i soldi li hai, hai un rookie quarterback, quindi puoi permettertelo. No, quello l'ho capito. Sinceramente ho letto anche un po' un articolo in particolare che difendeva a spada tratta tutto il general manager e compagnia bella, i Chiefs, e mi sembrava veramente sentire le unghie che scricchiolavano sui vetri, perché io ho l'opportunità di arrivare al tripit e non me la gioco fino in fondo. Sinceramente, per quello che gli è andato, che fondamentalmente una terza non quest'anno ma tra un anno, e lo scambio delle settime, ora era bellissimo, perché in suo articolo citavano tutti i fenomeni che hanno preso i Chiefs nella storia al settimo giro, come se, ovvio, ora puntiamo solo più sul settimo giro, perché lì ti fai la squadra che vince tutto. Sinceramente io l'avrei tenuto sotto tag, anche perché il giocatore aveva detto era disponibilissimo a giocare sotto tag, quindi non c'erano particolari problemi. Il vero errore, secondo me clamoroso, è stata la tempistica, perché è vero che ti liberi 20 milioni, ma un conto è liberarseli ora, un conto era liberarseli 3 settimane fa. Poi c'erano andati vicino a chiudere la trattativa già 3 settimane fa, non è andata in porto, va a sapere perché, non ce lo diranno mai. Però oggi quei 20 milioni valgono molto meno, perché veramente ti servono per qualche rimpiazzo, ma di fenomeni ne sono rimasti veramente pochi. Qualcuno di buono c'è, però è una mossa sinceramente che non ho capito, perché erano i Chiefs stessi a dichiarare che loro andavano per il tripit... assolutamente, non dico in all-in, ma ci credevano tanto e volevano provarci. No, concordo con te, Giorgio, perché alla fine ti ottieni un anno in tag che è un prezzo ragionevole, lo fai andare via l'anno prossimo, ti prendi una compensatory pick nel 2026 che sarebbe stata al terzo round presumibilmente, che è esattamente quella che hanno preso dai Titans per quest'anno, no? Per il 2024, sì. Immagino per il 25. Sì. Ah, per il 25, perfetto, per l'anno dopo, e uno swap di scelta a settimo giro, vabbè, se tirano fuori Brock Purdy la situazione, bravissimi loro, ma non credo, non ho capito, perché in un'ottica tripit sarebbe stato molto comodo. Posso capire che per quanto riguarda il futuro, no, non potevano tenerlo, perché a quanto pare rinnoveranno per forza di Cosme McDuffie, che l'hanno draftato, è un fenomeno, è già all pro, giocatore fenomenale. Però a 19, con lui disposto tranquillamente a giocare sotto franchise tag, perché non era Le'Veon Bell, non sarei tenuto. Soprattutto perché non mi immaginavo multiple scelte al primo round, però qualcosina di più di quello che ha ricevuto, sì. Poi è chiaro che comunque loro volevano... c'è anche chi l'ha vista del tipo, ok, l'hanno draftato in una posizione più bassa rispetto alla terza scelta che riceveranno. Sì, ok, immagino di sì che l'investimento fatto abbia pagato, però non credo che devi ragionare così su un'ottica di... cioè, far dipendere tutto da posizione in cui un giocatore viene selezionato a draft e cosa ottiene in cambio. Però i Titans stanno facendo un bel lavoro, perché in secondaria hanno preso anche Avusier, che è veramente un buon corner. E in generale la linea d'attacco inizia a prendere forma, soprattutto se prendono Joe Alt al draft. E
bisogna, resta solo da capire se Levis possa essere la risposta sul lungo termine o no, però se non altro apprezzo gli stia dando un'opportunità di stabilirsi come risposta, di affermarsi come risposta, perché nel contesto dell'anno scorso non so quanti quarterback avrebbero fatto bene, quest'anno già un pochino meglio. Poi possiamo stare qua a parlare per ora di quanto abbiano strapagato Ridley, e per me continua a averlo strapagato, però in generale mi piace quello che sto facendo. E in generale la free agency è un po' morta, perché guardavo l'altro giorno su Rotoworld i movimenti, sono tutti movimenti in profondità, contratti da un anno all'offensive lineman che è di fatto l'ottavo offensive lineman della linea. Insomma, ci sono ancora tanti veterani disponibili, però quelli hanno anche interesse a firmare magari a luglio, agosto, quando i primi infortuni training camp iniziano anche a mettere una certa urgenza alle squadre e magari a tirare fuori due soldi in più. Però è sempre bella la free agency, perché due settimane fa parlavamo di 130 firme in due giorni, adesso veramente devi stacciare le notizie con la lente di ingrandimento. Vabbè, proprio perché ci sono state 130 in due giorni. Esatto, no, ci hanno ammazzato. Sì. Diciamo però, così, vi butto lì. Aspetta, Gio, solo no, perché ho visto un paio di firme che mi hanno incuriosito molto. Ve le segnalo, sono, come ha detto Mattia, sono di profondità sicuramente, però abbiamo visto che Flacco è andato ai Colts a fare il backup, chiaramente darà una mano e ci sta come scelta. Ho visto Fulton, che mi piace ai Chargers, anche se non è che abbia dimostrato, ha un anno in più per dimostrare. C'è Donta Foreman, che è andato a dare profondità, il running back, ai Browns. E io però quella che segnalo più di tutte è quella che c'è stata oggi è il 26 marzo, i Pittsburgh Steelers hanno firmato Cordarrelle Patterson. Arrivata la regola sul kickoff, guarda caso Cordarrelle Patterson ha strappato un ingaggio da 6 milioni per 2 anni a Pittsburgh. Cordarrelle Patterson è probabilmente il miglior ritornatore degli ultimi 5-6 anni. Se voi leggete questa firma come puramente casuale, per me vi sbagliate. Oddio Ale, io prima l'avevo pensato a Arthur Smith. Sì, anch'io. Anche quello, sicuramente anche quello, sa come usarlo. Lo vedremo al draft, secondo me, ragazzi. Al draft teniamo d'occhio gli specialisti di kick returner, perché lì, secondo me, quest'anno agli ultimi giri, secondo me, molti ragioneranno in quell'ottica. Io vi introduco. Io però, scusa Gianni, volevo dire una cosa su Sneed, perché poi è passato via, e sennò poi abbiamo i Chief Kingdom che ci saltano allo suo collo. Io sono d'accordo, nemmeno io l'avrei ceduto. Sono d'accordo sul fatto che il prezzo spuntato non sia così esaltante, eccetera, ma non drammatizziamo. No, i Chiefs puntano al tripit e punteranno al tripit lo stesso, qualsiasi cosa ci sia. E non è un cornerback, per quanto bravo, che ti sposta gli equilibri di una squadra. No, io volevo continuare la discussione introducendo una domanda che ci ha fatto il nostro amico Pasquale Parente. Si dice amico, si dice, o parente? Ambedue, perché se parenti anche, beh, parenti serpinone detto, vabbè. Spesso si dice che dalla terza settimana i free agency si fanno gli affari. Quali sono i migliori free agent rimasti liberi e dove li vedreste meglio? Guardate, io qua ho messo giù qualche nome grazie a un link chiamato Ale. Bravo. Cioè, voglio dire, dai Ale, leggi i nomi. Vai te Ale, dai, che io faccio altro intanto. Ora aspettate che riattivo l'audio e andiamo a rivederli. Vabbè, io Ezekiel Elliott lo do praticamente per ritirato, poi non so se si ritirerà. Ma gioca ancora, sì. Ditemi voi dove potrebbe andare, ma francamente non credo che sia utile ormai ad alcuno. Odell Beckham Jr. invece l'ho visto accostato, Mauro, ai tuoi Miami Dolphins. No, Odell Beckham Jr. è accostato a noi e ai Kansas City Chiefs. Ora, Odell Beckham Jr. Si legge in giro che dovrebbe firmare, punterebbe a firmare, avrebbe un contratto di un anno per 10.3 milioni di dollari. Noi non li abbiamo. Colpa nostra, mi ha dato 15. In breve, l'interesse reciproco c'è, sia da parte nostra che da parte di Beckham. La visita l'ha fatta, il contratto noi glielo abbiamo proposto,
Se non lo ha già firmato, vuol dire che gli abbiamo offerto meno di quello che lui aspetta di, si aspetta di prendere o di poter prendere in giro. Presi come siamo la canna dei gas con la cassa, ci sta che gli abbiamo offerto meno di quello che lui si aspetta. Adesso vediamo cosa succede. Poi c'è una lunga sfida di defensive back, abbiamo Tre'Davious White, intanto li leggo, poi pensate a chi potrebbe essere interessato. Jamal Adams, altro che penso sia più vicino al ritiro che non a trovare un'altra squadra, e Stephon Gilmore. Vi dirò, allora, forse per me qualcuno me lo porterei a casa, ma perché ho una carenza di cornerback vergognosa, comunque non credo che a sto punto arriveranno dalle mie parti. Dove li vedete? Mario, Giorgio? Gilmore dovrebbe essere quasi d'accordo con i Panthers, sapevo io, che rinnovava. Questa perché no? Come rinnovava? Era Cowboys. No, rinnovava. Andava ai Panthers, nel senso che era uno che a me piaceva e quindi stavo seguendo, ora sto vedendo se riesco a provare. Sì. Io credo che almeno uno dei tre finirà a Filadelfia, perché prima o poi vanno tutti quanti perché, perché è un classico. È un classico. Tre'Davious White, secondo me, è ancora un gran bel giocatore, cioè è uno che potrebbe dare ancora qualcosa di interessante. Bisogna vedere in che stato fisico è dopo l'infortunio, che è stato un infortunio abbastanza impattante. Però se è sano, ce ne sarebbero tante squadre a cui farebbe comodo un Tre'Davious White. Mattia, dammi un parere su questi. Per me è un cornerback di questi deve per forza firmare quei Lions, che hanno appena perso Cam Sutton, che è ricercato dalla polizia per, basta che non se lo perda la polizia. Se lo sta perdendo. Per essere di solito il defensive back è quello dietro la gente, invece in questo caso è il receiver. Però i Lions avevano già bisogno di aiuto per quanto riguarda i cornerback. Adesso con il buco aperto da Sutton hanno proprio una necessità primaria di cornerback. E anche nel caso in cui firmassero White, un Gilmore, quello che rimane, probabilmente ne prenderanno un altro draft. Mentre la pletora di safety che c'è. Sì, perché ci sono anche, aggiungo, così finisco la lista di defensive back, Justin Simmons, altra safety, e poi c'è altro cornerback, Xavier Howard, altro signor cornerback, però le cui condizioni fisiche sono tutte da scoprire, e completano un po' i nomi dei big ancora a disposizione tra i defensive back. Howard non sta così male, gli infortuni, l'anno scorso ha avuto diversi infortuni, ma tutti di entità sufficiente a limitarlo un po', ma nessuno a stroncargli la carriera e quant'altro. Secondo me Howard un paio di anni buoni li ha ancora, a lui piacerebbe andare a Houston essendo della zona, sì, nativo della zona, eccetera. Ai Texans probabilmente farebbe anche comodo un giocatore di esperienza così, però hanno già Stingley, hanno preso Okuda e tutto quanto, non so se ci sia posto. Si è parlato dei Chargers, ma vediamo. Anche lui, ripeto, è un giocatore che un paio d'anni buoni li ha, ad una contender o in quella zona potrebbe interessare far comodo. È chiaro che questo è quello che a lui interessa, andare in una squadra che possa avere chance di fargli vincere. Si stanno provando i Bengals, perché sembra che l'abbiano contattato, e poi le classiche robe, un paio di giocatori su Twitter hanno iniziato a corteggiarlo, vabbè, poi vale quel che poi vale. Poi c'è Gesicchi, si conoscono e tutto qua. Meglio su Twitter che su Tinder. Sicuramente. Stephon Gilmore, vi confermo che la voce lo dava di ritorno, nel senso che aveva giocato... Che c'era già stato. Che c'era già stato ai Panthers. I Texans, che tra l'altro hanno già prima citati Mauro, hanno preso in settimana CJ Henderson, un ex primo giro che poi si è perso, però per far capire che hanno bisogno effettivamente nel ruolo. Mattia, stavi dicendo... No, che secondo me qua è il giocatore da segnare col circoletto rosso, Justin Simmons, perché è stato tagliato perché giocava a Denver, e purtroppo non è colpa sua se chi prende decisioni a Denver le prende, ecco, non mi esprimo su come le prenda, però ha ancora tantissimo secondo me da dare, ed è un leader fantastico, un pro bowler, anche uno che nella comunità di Denver comunque ha fatto tante cose, perciò è un giocatore che secondo me per una contender magari, cioè adesso qua viene naturale associarli tutti a Houston perché c'hanno il quarterback
rookie vabbè, hanno soldi da sputtanare, però... Ma non necessariamente, cioè, io so che mi faccio del male dicendo questa cosa, ma c'è, ci sono i Bills che hanno perso Poyer e stanno per perdere Hyde, per dire. Non so a livello di secondaria come stiano i 49ers in quei ruoli, però cioè, un giocatore come Simmons, signori... Cioè, un giocatore come Simmons fa comodo tutto 32 squadre. Sì. A me ha stupito a 31 che non abbia... perché una l'ha tagliato. A me ha stupito che non abbia ancora trovato posto, nel senso era uno di quei giocatori che io mi aspettavo andasse via. Sicuramente chiede tanto, quello è chiaro. Non ci giurerei però che, cioè, secondo me chiede meno del suo valore, perché comunque tanto lui soldi. Secondo me è comunque un giocatore che anche chiedendo, Giorgio, come dici te, chiedendo tanto, per una contender potrebbe anche venire a patti. Però attenzione, però io faccio una postilla, un alert, attenzione al ruolo che gioca, perché secondo me si fa fatica si fa fatica a investire sulle safety. Ho quel problema, credo che ci sia anche quel problema lì. Sono d'accordo con voi che comunque tanto parte, cioè gran parte gli paga Denver, quindi è relativo l'investimento. Sì, come era seguito. Esatto, però temo che ci sia quel problema lì. Sì, l'unica squadra che paga gli altri giocatori per giocare dagli altri. Vero quello che dici, però è anche vero che io l'ho visto con Jesse Bates l'anno scorso, che ha fatto un'annata strepitosa, nettamente migliore quella che avevi fatto ai Bengals. Coi Falcons, se la safety ti gioca bene, ti fa veramente svoltare. Ma io sono d'accordo, sai che io vado contro... più del core, sì, poi noi andiamo controcorrente, pigliamo i ruoli quando sono in down e poi miracolosamente questi risalgono. No, nel senso che io vado controcorrente di solito, nel senso che ti dico che a me il discorso non pago i running back perché valgo un poco, non pago le safety perché valgo un poco, se il giocatore è buono pagalo e vedrai che hai il ritorno anche sul campo, perché tu puoi giocare in modo diverso e sorprendere le squadre che magari sono abituate a giocare tutte uguali o omologate. Chiudo invece, No, una cosa al volo, perché volevo riallacciarmi a quello che aveva detto Pasquale Parente, perché io sono un sostenitore che in questa seconda, terza settimana, secondo me, becchi quei giocatori, citavo i Bengals, Trent Brown, che paghi relativamente poco, ma ti risolvono tanto, e cito un altro mio pallino che ho sempre avuto, non sono mai riuscito a averlo nella mia squadra, che era Bradley Bozeman, che centro, guardia, variabile, ex Ravens. Più e centro, che ha quasi sempre giocato più centro. Giocava guardia in ai Ravens, poi l'anno scorso invece ai Panthers, due anni, a fare il centro di ruolo. Carolina ha fatto il centro, esatto, ed è andato ai Chargers. Benissimo, ottima scelta. Non so bene quanto abbia chiuso il contratto, perché non avevo ancora trovato su Spotrac, ma questa, penso a poco però immagino, sono quelle firme dove tu magari prendi una, due, tre milioni, ma questo innanzitutto ti sa giocare due ruoli, che in linea non fa mai male, poi è esperto e veramente ti risolve un buco, e poi magari tu te lo prendi anche il centro del futuro al draft, però nel frattempo sei tranquillo. In quell'ottica io sostengo che qui fai veramente gli affari, perché tutti hanno i soldi per prendere il mega campione, ma sì, scusa, c'è chi ce le aveva, le ha spesi, ecco. Però insomma, diciamo che se spendi tanto è facile prendere uno che renderà, se non fa male. E invece qua sono questi giocatorini che secondo me ti fanno veramente fare il salto di qualità. E a volte l'ho visto con i Bengals l'anno scorso, che avevano mollato Bell, pagato 7 milioni l'anno dai Panthers per prendere Scott dai Rams, perché lo pagavamo solo 3-4, ed è stato un flop, che dopo tre domeniche non giocava nemmeno più, e ti eri perso un capitano nonché uno carismatico, al punto tale che quest'anno abbia ripreso. È vero che ce lo pagano i Panthers, però sono quelle robe dove devi valutare proprio anche il carisma del giocatore. E una nota che mi ha fatto molto piacere e dovrebbe far riflettere un po' tutti i tifosi e le squadre, è venuto a noi serve uno per sostituire Reader forte sulle corse. C'era Tart, ex Tennessee Titans, Jamie Tart, che praticamente è venuto a fare il colloquio ed è stato scartato, perché non per motivi fisici né tecnici, né per motivi di soldi, ma perché dal punto di vista etico
non aveva la stessa visione che avevano i Bengals. È la prima volta che lo sento dire. Devo dire una cosa che ho trovato, mi ha fatto molto piacere, perché indipendentemente sia, si inizia a valutare anche la persona, che non vuol dire che non sia una brava persona, intendiamoci, ma che non ha la stessa visione che ha la squadra. E secondo me questa è una cosa che, specie al draft, dovrebbero valutare tutti di più. Al netto di problemi fuori dal campo, che prima ne ha citati Mattia, gravissimi di Sutton, ne ha avuti anche Travis Etienne, che soliti problemi con l'alcol, la guida e guida spericolata, li ha avuti proprio in queste ultime ore, quindi altri problemi fuori dal campo. Di solito sta stagione è molto ricca di situazioni simili. Chiudiamo la nostra carrellata con David Battiari, offensive tackle, anche questo come, secondo me, come Elliott, sarei stupito se... e Adams, esatto, più vicino al ritiro che a... è un peccato, perché è stato un giocatore fantastico, è stato un grandissimo, ma direi che ha dato tutto, mi sembra proprio il caso. Lui però ha detto che si sta allenando per tornare, quindi lui, secondo me, sì, prova. Lui cioè, certo, ma bisogna essere in due per firmare un contratto. Ma al primo forse tackle che salta, se ancora... Ah no, beh certo, se non è saltato degli... anche lui, perché no, purtroppo... No, ma se guardiamo il mercato degli infortuni, allora torniamo al discorso che io, con quello che c'è in giro, con quello che ha trovato posto in giro, con quello che si vede in giro, io sinceramente, ragazzi, sono molto stupito che Ryan Tannehill non abbia ancora un contratto. E sarà il primo nome che scatterà, il primo che si infortuna, tac. Sarà, ma ti dirò, secondo me lui ha pagato la stagione di Tennessee in generale, cioè c'è stato così un hype negativo a Tennessee quest'anno che lo sta pagando in questo momento Tannehill. Appena, come hai detto tu, appena salta un ruolo vedrai che si va da lui. Chiudo sì, con non che mi dispiace per lui, perché in carriera ha già firmato due contratti da 100 milioni, direi che è a posto, non gli mancheranno. Chiudiamo con due giocatori che invece secondo me sono molto interessanti e stanno aspettando il contratto giusto. Non è un problema di trovare un posto, ma è un problema di trovare l'offerta che combacia con le proprie richieste. Sono Tyler Boyd, ricevitore che conosce bene Giorgio e di cui ci facciamo dire da Giorgio, e Jadeveon Clowney, che invece ha visto l'ultimo anno Mattia a Baltimore ed è uno di quei giocatori che, se va nel contesto giusto, può dare veramente una grossa. Clowney, c'erano voci sui Jets, poi sarà sì, sentiamo poi... invece se Boyd sa qualcosa. Giorgio, allora sì, allora ci ho parlato ieri. Per chiudere, Clowney si sente settimanalmente col GM dei Ravens, quindi non è da escludere un ritorno. Penso lì sia solo questione di trovare i soldi, perché i Ravens sono un pochino impiccati e devono pensare alla linea offensiva. Quindi quello può essere, secondo me si concluderà dopo il draft. Invece Boyd, lui è di Pittsburgh, avrebbe piacere a tornare a Pittsburgh. Pittsburgh era assolutamente interessata, si sono incontrati una marea di volte e stanno trattando. Secondo me alla fine una quadra la trovano, perché uno come Boyd fa molto comodo. Visti i soldi che è andato a Patterson, però penso che quello potrebbe complicare un po' le trattative, perché penso che uno come Boyd dica: scusate un attimo, ma se date tutti quei soldi a lui, forse anch'io alzo un attimino le pretese. Però se devo scommettere su un posto, dico gli Steelers, e sapete quanto la cosa mi può dar fastidio. Perfetto, perfetto, grazie per la carrellata. Prima di passare al disturbo, apriamo la nostra finestra sulla Italian Football League, il massimo campionato di football italiano. Tre partite nel weekend: Warriors Bologna, Panthers Parma 0-52. Jaguari Torino, Scorpions Varese 0-34. Da segnalare che Ryan Griffin è un QB da NFL, un QB di NFL, un QB che ha giocato seppur poco nell'NFL, è spettacolare da vedere. Poi ha la combo col fratello ricevitore e con gli altri ricevitori degli Scorpions, si sta trovando benissimo, mi dicono c'è anche un'ottima persona, ma sta facendo vedere proprio cosa vuol dire aver militato ad alto livello per un po' di anni. Veramente spettacolare da guardare. Ho tenuto per ultima Frogs Legnano, Rhinos Milano, perché è finita 28-27, è stata una partita molto 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 bella.
con i Frogs che sono completamente controllati dal duo di americani, quarterback Salum e il ricevitore Shishi Giuseppi, che già conoscete, che ne abbiamo parlato su Outdoor Magazine qualche anno fa, quando fu la storia del training camp dei Buccaneers, adesso mi ricordo. Comunque loro due hanno fatto disperare i Rhinos. Due touchdown Giuseppi con 230 yard su ricezione, di cui un touchdown da 88 yard spettacolare, e anche Salum è 125 yard su corsa più touchdown pass. Bella partita decisa nel finale quando i Rhinos sbagliano l'extra point per il pareggio, quindi molto molto bella e combattuta. La classifica: Scorpios 3-0, Dolphins Ancona 2-0, Guelfi Firenze, Panthers Parma e Frogs Legnano 2-1, Jaguari Torino 2-2, Rhinos Milano 2-3, Marines Lazio 0-3, Warriors Bologna 0-4. Ovviamente pausa di Pasqua, non ci sono partite, e quindi vi presentiamo la prossima giornata, settimana prossima, e quindi ci risentiamo. Bene, 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 ecco il momento di Ask Disturbo. Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo. Cominciamo con la domanda di Gianfri. Per fortuna abbiamo qua nel nostro gruppo il maggior esperto mondiale di campi da football, che è Giorgio Prunotto. Gianfri chiede: non sarebbe una buona idea che la NFL si prendesse un termine, esempio 10 anni, al termine del quale si decidesse un terreno unico su cui disputare tutte le partite, erba, turf, qualsiasi cosa, ma identico per tutti? Allora, la mia risposta è, secondo me, sì. La risposta di Barro, che è quindi quella più importante di tutti, è secondo lui sì. Non può essere l'erba, nel senso che ovviamente l'erba che c'è nello stadio dei Cardinals non può essere la stessa che c'è a Chicago. È evidente, questo è il motivo per cui usano appunto delle semenze diverse, e non può essere univoca. Il turf negli anni è migliorato tanto, infatti quando mi parlano ci sono tipi di turf diversi, mi fa ridere quando dicono: ah, ora i Bengals quest'anno avranno il nuovo turf che è lo stesso quello che c'è a New York. È come dire che perché hai una macchina, non so, invento, la Fiat, anche se non si chiama più così, paragoni la 500 come, non so, paragoni una Fiat appena uscita. Ci sono marche diverse, modelli diversi, cambiano ogni anno, il turf cambia ogni 5 anni, l'erba cambia ogni 2 anni, quindi fare paragoni tra campi è veramente complicato. Quello che secondo me è importante è che oggi le scarpe, purtroppo, dei giocatori hanno dei problemi, perché sono tarate su una superficie, poi tu vai a giocare su un altro campo e quella scarpa lì non va bene. Questa era la lamentela principale di Barro. Il TARF sta raggiungendo a livello di efficienza, ha raggiunto, dati alla mano, come infortuni, l'erba, non lo ha raggiunto al punto di vista della sensazione per i giocatori, che preferiscono, non solo per un discorso di infortuni, ma preferiscono ancora l'erba. E però siccome è solo questione di evoluzione tecnologica, in 10 anni io sono convinto che, dati alla mano, il TARF sarà superiore, perché si sta andando in quella direzione lì e sta veramente migliorando in maniera devastante. E quindi può essere che poi, non dico tra 10 anni, ma tra 20 sì, si decida di avere uno standard uniforme, che sarà legato anche alle scarpe, perché le scarpe è una cosa sottovalutatissima, ma è una cosa fondamentale, perché una scarpa che ha troppa, tra virgolette, aderenza, o troppa poca, genera gli infortuni. L'ho detto che è il massimo esperto mondiale, mi avete il riso. Cautz, i colloqui e le visite pre-draft sono regolamentati in qualche modo, oppure uno può andare a farli dove vuole, cioè può accettarlo di farlo con qualcuno e rifiutarlo con qualcun altro? Non ci sono regole.
Cioè, se uno vuole andare a parlare con i Bears o vuole ospitare l'emissario dei Bears può farlo, altrimenti no. Che io sappia, non ci sono... No, che io sappia, basta chiamare la gente e fissare un appuntamento. Ah, non c'è la gente, questi ragazzi così giovani? Però... Sono giovani ma avviati ad una fulgida carriera da professionisti. Però no, comunque cauzzo, non ci sono regole, non fa quel che vuole. Vai, una domanda per il Taraschi, guarda, ne sono convinto. Andrea Latella, visto i problemi col cap e le perdite di giocatori importanti, sarebbe folle pensare che i Chargers comincino con un rebuild sotto il nuovo coach, con una trade il giorno del draft, scambiando Justin Herbert per arrivare a prendere JJ McCarthy, quarterback di Michigan? Arbog avrebbe il suo quarterback del college che conosce già e si libererebbero spazio salariale per ricominciare. Aggiungo una nota mia, ho appena letto che da quando è arrivato ai Chargers Arbo dorme in un camper. Pensavo dorme a casa di Herbert. No, che allora... no, dorme in un camper ed è felicissimo di questo. Lasciamo stare, guarda. Non credo che sia uno scenario, o poi tutto è possibile, ma mi colpirebbe una cosa del genere. È vero che Arbo sta lavorando alla grandissima per McCarthy, gli sta facendo una pubblicità pazzesca. Pare che non ce ne sia tanto bisogno, perché le quotazioni di JJ McCarthy stanno skyrocketando, stanno volando all'impazzata. Addirittura c'è qualcuno che lo vede scavalcare due degli altri tre prospetti che sono dati insomma nelle prime 3-4 chiamate del prossimo draft. Mi sembra difficile che i Chargers rinuncino al certo, ovvero Herbert, per all'incerto McCarthy, che tra l'altro è anche un incerto che non è Caleb Williams, di cui insomma si sa sarà la numero uno, ci sono grandissime aspettative, eccetera eccetera eccetera. Ale, e Justin Herbert non è Josh Rosen? No, ma no, ma ripeto, ho parlato di certezza, cioè ho parlato di Justin Herbert è il certo, cioè un franchise quarterback che tu hai già in casa. Non mi sembra veramente uno scenario plausibile. Che tu hai già in casa sotto contratto e con un contratto che è inferiore a quello che adesso prenderebbe Justin Herbert. Ma poi insomma, al netto dei dubbi che ha Giorgio e di tutte le perplessità che ha nei confronti di Herbert, è comunque tra i migliori quarterback dell'NFL giovani, quindi insomma. No, poi perderesti il signing bonus che gli hai dato, che ora non mi ricordo quant'è, ma penso insomma. No, ma non c'è. Ma poi per prendere un giocatore che, ma sì, ripeto, grande hype, ma sappiamo benissimo che dei quattro che saranno presi quest'anno al primo giro, nelle prime 7-8 chiamate, ce ne saranno sicura. Guardate, Non dico con certezza, ma ce ne saranno almeno tre che con ogni probabilità, se non con certezza, deluderanno le grandissime aspettative che stanno nutrendo i tifosi. Poi io mi auguro che non ci sia. Ma non è una classe generazionale questa? Ma sì. Io mi auguro che lo sia, proprio perché tra l'altro ci sarà una squadra che conosco che è pronta a investire per il cucuzzaro per uno dei quattro. Però sappiamo che non è così scontato, quindi meglio tenersi l'Herbert, che già sono stati bravi a prenderselo, no? Perché non era banale prendere Herbert, quindi sono stati bravi a prenderselo, lo tengano bene e magari gli diano la possibilità di esprimere tutto il suo talento come non sono riusciti a fare finora. Ultima domanda per Mauro, così ognuno se ne è preso una. Magistuto 79, ho notato come molti giocatori fanno combaciare la miglior stagione della carriera proprio nell'anno in cui dovranno rinnovare oppure sondare la free agency. Secondo voi è correlata? Casualità? Mi faccia pensare. Non ce lo dicono, Mauro. Non so, sono un po' indeciso. Cioè, mi stai dicendo, caro Magistuta 79, che secondo te le motivazioni possono far fare un quid di prestazioni in più a una persona? Non so, sono indeciso. Sono ovviamente ironico, sì, è chiaro che è così. Allora, non è che fanno combaciare la migliore stagione della carriera. Gli capita, cioè nel momento in cui sono stimolati dalla serie o faccio vedere quest'anno quello che so fare, perché sennò nessuno mi si piglia, nessuno mi si paga, e poi le circostanze che io controllo fino a un certo punto, ma le circostanze mi consentono
di mettere poi a referto che quello che io mi sforzo di fare poi in realtà mi viene, non è un caso, cioè le motivazioni sono tutto. Effettivamente, come darti torto, Mauro? Come darti torto? E con la domanda del... No, ma possiamo anche aggiungere, volendo, che poi quando firmano il contratto c'è qualcuno che magari quelle motivazioni le perde. Abbiamo visto in passato come il career year che ti porta al grande contratto. È una delle cose, Ale, noi da vecchi marpioni, che nell'anno in cui fai il draft del fantasy, li vedi quelli che hanno appena firmato il contratto? Ecco, quelli magari non li scelgo subito, quelli li lascio un attimo... Ma questo ha già firmato il contrattone? No, quest'anno no, vabbè. Prendiamo l'anno dopo, dai. No, tra l'altro adesso non mi viene in mente, c'ho un vuoto di memoria clamoroso. Quello che giocò una grandissima stagione a Tennessee e fu preso strapagato da Washington, che poi è... Albert Haynesworth. Bravo, allora avevo cercato Haynesworth, ma non mi era comparso. Quello forse è stato il caso più clamoroso della storia. Probabilmente sì. Vedete che ancora la memoria mi inganna, ma non mi tradisce del tutto. Bravo, perfetto, dai, con la risposta a Magito Stradone chiudiamo Ask Disturbo. Appuntamenti futuri giovedì, scusate, il college football e podcast verso il draft dedicato agli offensive linemen. Venerdì The Snap, che vi spiegherà cosa unisce Arthur Smith a Tom Hanks. Luca le va a trovare queste chicche. Chiudiamo la quarta puntata della season. No. No, palo non sono loro. Chiudiamo la quarta battle of season 2024 di Sulato e Disturbo. Ringraziamento a Mauro, Giorgio, Mattia e Alessandro che mi hanno fatto compagnia. A tutti quelli che ci ascoltano, diretta, riferita, registrata, insomma, dove lo ritenete meglio, sull'aggregatore che ritenete più comodo, fate quello che volete. Noi siamo solo che contenti. Da Giovanni Gancio è tutto, ci sentiamo settimana prossima.